Teatro Salumberto, siamo con Franco Antonelli. Allora Franco, buonissima la prima. Sì, la prima è andata e adesso domani c'è la seconda replica. E, insomma, un'emozione fantastica, un teatro bellissimo, un testo bello che mi ha coinvolto personalmente anche nella scrittura. E, è tutto stupendo, è tutto fantastico, ancora tutta l'adrenalina addosso, quindi non so neanche quello che sto dicendo. E, niente. Grazie. Ricordiamo ai nostri amici il titolo dello spettacolo. Ah, sì, lo spettacolo si intitola, scusate, Cronache dal futuro di un antico caffè greco. Lo spettacolo tratta, ecco, per appunto del caffè greco, che ha visto tanti personaggi famosi, tanti artisti tra i più importanti della storia entrare e quindi vivere in questo posto. E noi abbiamo fatto questo, abbiamo cercato di far convivere tutti quanti, anche artisti di epoche diverse come Goethe, Rossini, Schopenhauer, tutti insieme, tutti dentro, però non quando sono diventati famosi, quando erano giovani. Franco, a te è toccata un po' la parte musicale, no? Quindi sì. No, è iniziato con il barbone, no? Che sotto al tappo, poi piano piano, insomma, racconta un po' questo sviluppo che c'è stato ai nostri amici. Non diciamo proprio tutto, perché chi dovrà venire qui deve gustarsi lo spettacolo, però in pillole un po' com'è l'evoluzione, diciamo, del tuo percorso durante questa ora e mezza, quasi 2 ore di spettacolo. Interpreto questo giovanissimo Gioachino Rossini. Ho preso un po' dalla sua biografia la fine della sua storia, di quando è caduto in depressione, andato all'alcolismo, e l'ho fatto cominciare così. Quindi un giovane alcolista, un barbone quasi, che si lasciava andare, che non suonava più, e poi piano piano vediamo che fine fa, se rimane così o cambia, chissà. Quindi la tua parte te la sei proprio costruita da solo? Sì, assolutamente sì, è stato un lavoro, questo sia individuale che di gruppo. Ognuno di noi autori ha cercato, ecco, di costruire al meglio il suo personaggio, partendo da una base vera, quindi quella della biografia, no? Ma mettendoci qualcosa di proprio, qualcosa di nuovo, qualcosa che prima non c'era e che adesso c'è. Questi sono i nostri Rossini, i nostri Goethe, i nostri Schopenhauer. Vogliamo fare i complimenti al regista, no, ai docenti? Assolutamente, facciamo tanti complimenti alla regia di Lorenzo Gioielli e Virginia Franchi, non smetterò mai di ringraziare. Lorenzo Gioielli, poi direttore della Sa Brancaccio, la scuola che frequento e sto alla fine del secondo anno. E ringrazio poi tutti i docenti, Rosa Masciopinto, Alberto Bellandi, Cate Paso, Daniele Prato, Marco Cavalcoli, Giampiero Rappa, Annalisa Canfor e tutti quanti che ci hanno aiutato e ci hanno seguito in questa grande avventura. Dal Teatro Salumberto è tutto, allora complimenti a Franco Antonelli che sul palco veramente ha dimostrato e ha confermato di avere tanta stoffa, quindi ti auguriamo un roseo futuro. E so che la tua ambizione nel cassetto è da regista, mi diceva papà, no? Questa accademia poi forma più situazioni, sì. No? Attori, registi, drammaturghi. E diciamo la tua un po' indirizzo è quello, chissà, di diventare anche Speriamo. Un grande regista, insomma sì. la stoffa c'è. Quindi ancora complimenti a Franco Antonelli. Veniamo a vedere questo spettacolo, domani c'è la seconda parte, domani c'è il secondo, e poi in 2 giorni, oggi sì, e domani, no? In 2 giorni, quindi è 27 e 28 di giugno, Teatro San Umberto, Cronache dal futuro di un antico caffè greco. Domani è la seconda replica, venite numerosi. Con Franco Antonelli e tutto lo staff dell'Accademia, saranno grandi attori, grandi registi, ma soprattutto grandi uomini. Adlassorbis.it è tutto.